Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Exochenal Fluid Sospensione. A cosa serve? Exochenal Fluid Sospensione ha un medicinale veterinario a base del principio attivo ceftiofur cloridrato, appartenente alla categoria degli antibiotici e nello specifico cefalosporine di terza generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Zoetis Italia SRL. Exochenal Fluid Sospensione può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Zoetis Italia SRL. Concessionario: Zoetis Italia SRL. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: ceftiofur cloridrato. Gruppo terapeutico: antibiotici. Forma farmaceutica: fiala iniettabile. Confezioni: Exochenal Fluid Sospensione Immunoflacone 100 ml. Principio attivo: ogni ml contiene 50,0 mg di ceftiofur, come cloridrato. Indicazioni: infezioni associate a microorganismi sensibili al ceftiofur. Suini: trattamento delle malattie respiratorie batteriche associate a Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumonia e Streptococcus suis. Bovini: trattamento delle malattie respiratorie batteriche associate a mannemia emolitica, Pasteurella multocida e Histophilus somni, Haemophilus somnus. Trattamento della necrobacillosi interdigitale acuta associata a Fusobacterium necroforum e Bacteroides melanogenicus, Porphyromonas acarolitica. Trattamento della componente batterica della metrite acuta postparto, puerperale, entro 10 giorni dopo il parto associata a Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes e Fusobacterium necroforum, sensibili al ceftiofur, nei casi in cui il trattamento con un altro antimicrobico non ha avuto risultati. Controindicazioni: non somministrare agli animali con accertata ipersensibilità al ceftiofur e ad altri antibiotici axlattamici. Non iniettare per via endovenosa. Non utilizzare in caso di nota resistenza ad altre cefalosporine o antibiotici axlattamici. Non usare nel pollame, comprese le uova, a causa del rischio di diffusione di resistenze antimicrobiche nell'uomo. Posologia: suini: 3 mg di ceftiofur per chilogrammi di peso corporeo al giorno, somministrato per via intramuscolare per 3 giorni, pari a 1 ml/16 kg/PC per ciascuna iniezione. Non devono essere somministrati più di 4 ml per sito di iniezione. Bovini: malattie respiratorie. 1 mg di ceftiofur per chilogrammi di peso corporeo al giorno, somministrato per via sottocutanea per 3-5 giorni, pari a 1 ml/50 kg/PC per ciascuna iniezione. Necrobacillosi interdigitale acuta. 1 mg di ceftiofur per chilogrammi di peso corporeo al giorno, somministrato per via sottocutanea per 3 giorni, pari a 1 ml/50 kg/PC per ciascuna iniezione. Metrite acuta postparto, puerperale, entro 10 giorni dopo il parto. 1 mg di ceftiofur per chilogrammi di peso corporeo al giorno, somministrato per via sottocutanea per 5 giorni consecutivi, pari a 1 ml/50 kg/PC per ciascuna iniezione. Non devono essere somministrati più di 13 ml per sito di iniezione. Agitare bene il flacone prima dell'uso per un massimo di 60 secondi o fino a quando il prodotto appare risospeso adeguatamente. Per assicurare un corretto dosaggio, il peso corporeo deve essere determinato il più accuratamente possibile per evitare un sottodosaggio. In caso di metrite acuta post-parto, una terapia aggiuntiva di supporto potrebbe essere richiesta in alcuni casi. Iniezioni susseguenti devono essere eseguite in siti differenti. I flaconi da 50 ml e 100 ml possono essere perforati fino ad un massimo di 50 volte. I flaconi da 250 ml possono essere perforati fino ad un massimo di 33 volte. Altrimenti si raccomanda l'uso di una siringa multidose. Avvertenze: precauzioni speciali per l'impiego negli animali. In caso di manifestazione di reazione allergica, il trattamento deve essere sospeso. Non utilizzare come profilassi in caso di placenta ritenuta. Exochenal Fluid Sospensione è destinato al trattamento di singoli animali. Non utilizzare per la prevenzione di malattie o come parte di programmi sanitari per allevamenti.
Il trattamento di gruppi di animali deve essere rigorosamente limitato a epidemie in corso secondo le condizioni d'uso approvate. L'uso inappropriato del prodotto può aumentare la prevalenza di batteri resistenti alle cefalosporine. L'utilizzo di Exocenel Fluid Sospensione può costituire un rischio per la salute pubblica a causa della diffusione di resistenze antimicrobiche. Exocenel Fluid Sospensione deve essere limitato al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto o che si ritiene possano rispondere scarsamente al trattamento di prima linea. Durante l'uso del prodotto, è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali, nazionali e regionali, sull'uso di prodotti antimicrobici. Un impiego più frequente, incluso un utilizzo di tale prodotto diverso dalle istruzioni fornite, può condurre a un aumento della prevalenza di resistenze. Ove possibile, Exocenel Fluid Sospensione deve essere utilizzato esclusivamente sulla base di test di sensibilità. Tempi di sospensione: suini, carne e visceri, 2 giorni. Bovini, carne e visceri, 6 giorni. Latte, 0 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.